Nell'udienza generale in Piazza San Pietro, davanti a tantissimi fedeli, Papa Francesco ha pregato per i minatori che ieri sono morti nella miniera di Soma in Turchia e per quanti si trovano ancora intrappolati nelle gallerie. Il Signore ha detto: Cari accolga i defunti fratelli, nella sua casa e dia conforto ai loro familiari. E invito preghiamo, ha aggiunto poi, a anche per le pregare persone che in questi per giorni i hanno perso la minatori vita nel che mare ieri sono Mediterraneo, si mettano al morti primo posto i nella diritti umani e miniera si di uniscano le Soma, forze per prevenire in queste Turchia, stragi e per vergognose. Nella quanti si catechesi trovano ha spiegato ancora l'importanza del dono della intrappolati fortezza che nelle lo Spirito gallerie. dona ai seguaci di Gesù, un dono che libera dal Signore, torpore, dalle accolga i incertezze, da tutti i defunti timori nella che sua possono casa, frenarlo, in modo che la parola dia del Signore conforto venga ai messa suoi in pratica familiari. in modo autentico e gioioso. Ed anche oggi, ha aggiunto, Preghiamo non anche mancano per le cristiani che in tante parti persone del mondo che continuano in a questi celebrare e a giorni testimoniare la loro hanno fede con perso la profonda vita nel convinzione e mare serenità e Mediterraneo. resistono, anche quando Si sanno che ciò può mettano prima a comportare un prezzo posto molto alto. i È lo diritti Spirito Santo che umani. fonde fortezza e fiducia anche Preghiamo nelle questo. circostanze più difficili della Si nostra vita. mettano al E questo primo dono posto i deve diritti costituire la umani nota di fondo del e nostro si essere uniscano cristiani, le alimentando forze una per santità vissuta prevenire queste nell'ordinarietà della stragi nostra vita quotidiana. vergognose. Cari amici, ha detto ancora il Papa, di fronte alle fatiche e alle prove della vita, non perdiamoci d'animo, invochiamo lo Spirito Santo, perché con il dono della fortezza possa sollevare il nostro cuore e Rivolgo un comunicare cordiale nuova forza ed benvenuto entusiasmo ai alla nostra pellegrini di vita e lingua alla nostra italiana. sequela di Gesù.